Ne approfitto per ringraziare il presidente Klaus Algeri e certamente questa nostra realtà significa sostanzialmente due cose, che sta impiegando con grande senso di responsabilità e quello che rappresenta il terziario qui a Cosenza, e sta anche stimolando in maniera molto forte la nostra azione politica nazionale. Non a caso ho accettato con grande piacere questo invito, proprio perché viene da uno dei punti di eccellenza del Mezzogiorno e direi del nostro sistema paese. Cosenza è una eccellenza assoluta del nostro paese, non solo una camera, ma anche una visione, una capacità di stare sui territori. Klaus ha dato un contributo importantissimo a questa città, rappresenta un elemento nuovo del nostro sud. Sono contento perché ho letto, ho visto gli elementi che mi sono stati forniti in questo programma che si chiama Open Camera Cosenza, un programma che ha messo in campo un'idea diversa di gestione dell'attività amministrativa, con cui la Camera di Commercio si è aperta anche fornendo il proprio know-how ad altri enti che pure ne hanno bisogno, in una logica che noi riteniamo essere la logica vincente. La Camera di Cosenza, va detto, è un'esperienza veramente interessante, perché è una camera che in una realtà difficile, molto difficile, io sono meridionale, sono ancora più meridionale della camera della provincia di Cosenza e so cosa vuol dire lavorare in un contesto che certamente non facilita e non aiuta, spesso anzi ostacola chi tenta di fare cose nuove, di mettere in pista idee nuove, di realizzare nuove attività. E devo dire che la Camera di Cosenza fa onore alle Camere di Commercio. Camere di Commercio, che in realtà sono uno degli organismi che dovrebbero esprimere e organizzare anche gli interessi di una parte fondamentale della nostra società. Bisogna reagire alla mediocrità. E lì sta il punto fondamentale. Reagire alla mediocrità tocca a quelli che sono oggi gli enti intermedi che capiscono questo. Io vengo da due giorni di riflessione sulla città di Cosenza, con la Camera di Commercio, col Comune, e beh, lì c'è. La città vive di enti intermedi che però alla fine garantiscono il governo. Senti che la città è governata non perché il sindaco sia un grand'uomo o l'assessore sia una grande donna, no, perché tutti i corpi intermedi che si riconoscono magari in Camera di Commercio vivono questo elemento di uscita da una mediocrità. Noi quotidianamente abbiamo a che fare nella nostra attività di corte con col mondo pubblico e quindi abbiamo soprattutto a cuore non soltanto l'equilibrio finanziaria, anche l'equilibrio economico del paese, e il piano economico del paese si basa su quella che è l'economia del paese e sono le imprese. Qui ho piacere di vedere il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, posso dirlo io, tanto Cosenza tanto non mi paga per dirlo, una dei fiori all'occhiello del sud, possiamo dirlo, veramente un esempio di virtuosità che ha avuto modo di apprezzare e conoscere. Sicuramente bisogna soprattutto valorizzare quelle che sono le esperienze positive e concrete che possono dare lustro e possono dare stesse di esempio agli altri. Quando si dà l'esempio, quando c'è la vera trasparenza, quando c'è l'ascolto, quando c'è un nuovo modo di fare, questo è Open Camera Cosenza.